Bentrovati in una nuova puntata di Chiacchiere tra Prof. Ciao Adele, bentrovati. Ciao, ciao Marilena e ciao a tutti. Bene, bene, siamo di nuovo qui tra Chiacchiere tra Prof per parlare di un nuovo argomento, un argomento che ci coinvolge in questo periodo, ma sempre nelle attività didattiche, poi con una novità, perché abbiamo sempre parlato di inclusione, di diversità, di attività inclusive, e oggi vi faremo vedere un aspetto particolare. Infatti, Adele, il titolo della nostra puntata di oggi è La diversità ci rende unici. La colleghiamo anche a quella che è la giornata dei calzini spaiati, ma facciamo un focus un po' particolare, perché siamo abituati nella tematica dell'inclusione a soffermarci molto su disabili secondo la legge 104 piuttosto che DSA e altri BES, ma stavolta ci soffermeremo su un tema molto particolare di cui si inizia a parlare da un po' di anni, che è la plus dotazione. Benissimo, è una cosa veramente veramente interessante che molto spesso viene sottovalutata e non trattata al giusto modo nelle scuole, perché come sappiamo la plus dotazione può creare disagio, può creare difficoltà, e lo andremo a vedere insomma oggi, e più che altro fa sentire la sua differenza. Ecco perché oggi il concetto di diversità vuole essere un elemento di arricchimento, e come è appunto la giornata dei calzini spaiati, che diciamo è ormai una tradizione italiana parlarne il primo venerdì di febbraio, quindi si sta avvicinando. E organizzeremo delle attività didattiche improntate appunto alla riflessione su quanto sia arricchente la diversità, così come abbiamo detto prima il titolo, no? La diversità ci rende unici, e questo è il bello di essere uno diverso dall'altro, non solo il colore, non solo la lingua, non solo la cultura, ma anche il modo di pensare, di ragionare, di affrontare la realtà, di gestire le emozioni, no? Oggi parleremo anche di emozioni, parleremo di SEL, proprio perché fa parte anche questo di un discorso di bellezza e unicità di ognuno di noi e di ogni ragazzo con cui noi abbiamo a che fare. Quindi Adele, io direi di partire subito con il focus sulla plus dotazione. Sì, esatto. Un'attività didattica in chiave UDL, Universal Design for Learning. E quindi andremo a vedere come progettare per tutti, che ormai è diventato il nostro leitmotiv, il nostro modo di vedere la scuola, no? Una progettazione universale. E poi andremo a vedere una piccola attività da fare per focalizzare l'attenzione sulla ricchezza della diversità. Allora, a te lo schermo. Perfettissimo. Allora, condividiamo lo schermo. Condividi tu, Mario, faccio io. Come preferisci, vado. Va. Allora, io ho preparato questa presentazione con Genially, che sapete è uno degli applicativi che io e Marilena comunque adoriamo tantissimo, e vado a soffermarmi appunto sul discorso della plus dotazione, perché se ne parla purtroppo poco, ma vi farò vedere che in realtà se ne dovrebbe parlare di più e bisogna prestare particolare attenzione. Allora, ho creato appunto un indice basandomi su quelle che sono i riferimenti. Innanzitutto parliamo del quadro normativo di riferimento. Con la direttiva BES, a cui ormai siamo tutti abituati, del 2012, si sono stabiliti dei parametri per identificare gli studenti BES, così come la redazione per i PDP per studenti che appunto non rientrano in quella che è la casistica della legge 104 del 92. Con i BES, voi sapete, si sono identificati quelli che sono tutti gli svantaggi: svantaggi economici, svantaggio socioculturale, lo svantaggio anche di tipo linguistico. Quindi andiamo a fare un po' di chiarezza. Io ho fatto una mappa appunto in tema BES, perché il BES va concepito come un enorme cappello sotto cui appunto noi abbiamo più ragazzi. Abbiamo gli studenti con legge 104 del 92 che sono destinatari di un PEI, quindi un piano educativo individualizzato. Abbiamo gli studenti tutelati da DS, che
sono DSA tutelati dalla legge 170, cioè i disturbi di apprendimento, dislessia, discalculia, o nella maggior parte dei casi sapete che ci arrivano segnalazioni che sono disturbi misti, che significano tutto e niente, e sono destinatari di un PDP, piano didattico personalizzato. E poi abbiamo quest'altra famiglia che sono gli altri BES, ossia gli studenti con gli svantaggi, destinatari sempre di un PDP. All'interno dei BES sono stati aggiunti piuttosto di recente gli atleti, perché appunto seguendo degli allenamenti di un certo tipo con una certa frequenza devono essere tutelati, proprio perché hanno diritto a interrogazioni programmate eccetera, proprio perché se si subentra in determinate categorie, penso ai pallavolisti che sono già in serie B, io avevo una studentessa che faceva pallavolo a livelli molto alti e all'epoca, parlo ormai del 2010, il BES Atleti non esisteva, quindi lei, poveretta, faceva un'enorme fatica. E dovete prestare attenzione sul discorso BES Atleti, perché in base allo sport e in base alla categoria in cui rientrano i ragazzi possono essere destinatari o meno del BES Atleti. Ad esempio, pattinaggio, una studentessa in classe che pattina può rientrare solamente se fanno un determinato tipo di gare, credo a livello regionale. Quindi insomma abbiamo una casistica ben particolare per gli atleti. All'interno degli altri BES, oltre agli svantaggi socio economici e culturali, rientrano anche i FIL, che sono i funzionamenti intellettivi limite, e gli ADHD. Prestate attenzione sul discorso dell'ADHD. ADHD significa un disturbo dell'apprendimento e dell'iperattività, che va, ce lo segniamo un attimo, ecco, quindi ci può tornare utile. La plus dotazione invece è stata indicata per la prima volta in una nota del Ministero all'epoca dell'Istruzione e della Ricerca del 2019, dove si inizia a parlare di plus dotazione e gifted, inseriti sempre nel quadro BES nell'ottica della personalizzazione scolastica. In realtà i gifted, i plus dotati, sono già oggetto di studio molto ampio, soprattutto negli Stati Uniti, al punto che se vedono che gli studenti hanno delle particolari caratteristiche, viene proprio inviata una comunicazione alla famiglia, dove la famiglia ha la facoltà di scegliere, di optare il trasferimento del figlio in una scuola proprio di gifted, quindi di ragazzi che magari hanno degli strumenti molto più avanzati, comunque delle attività didattiche molto più avanzate, e la possibilità anche di chiudere gli studi in tempi più brevi. E quello è una scelta appunto della famiglia. Quindi adesso, sotto l'enorme cappello BES, noi abbiamo anche il discorso della plus dotazione, che qui vedete scritta come APC perché viene identificato come alto potenziale cognitivo, a cui si aggiungono proprio i gifted, e anche in questo caso possono essere destinatari della redazione di un PDP, ma su questo insomma ci ragioniamo un po'. Come si identifica la plus dotazione? Nell'immaginario collettivo, vero Marilena, il plus dotato, comunque il gifted, cioè la persona che si pensa che non abbia bisogno di aiuto, esatto, purtroppo, no? C'è un immaginario collettivo, dice, ma è tanto intelligente, tanto esatto, bravo, ha un quoziente intellettivo superiore alla media, però esatto, poi ci accorgiamo che ha difficoltà. La difficoltà relazionale, adesso poi entriamo nello specifico, esatto, no? Difficoltà relazionali, difficoltà nell'approcciarsi a determinati argomenti in un determinato modo, ecco, esatto, esatto, quello che diremo oggi. Il plus dotato non è quello che noi intendiamo come genio, il genio soprattutto tale in tutte le discipline, la plus dotazione non è questa. Allora, quindi come si può identificare la plus dotazione? Gli studi della plus dotazione sono iniziati a metà degli anni 60, ci sono state varie teorie, la più recente è quella di Gagné del 2015, che si sofferma su questa triade
che trovate appunto qui nella slide, ossia l'alto potenziale cognitivo e il gifted sono la somma di più condizioni e abilità innate della persona, condizioni legate all'ambiente, condizioni legate alle competenze che sviluppa grazie anche al rapporto interpersonale. Fondamentalmente la plus dotazione è fatta da persone che sono sbilanciate in quelle che gli psicologi chiamano domini. Qual è il problema della plus dotazione? Che avendo una persona che è sbilanciata nei domini vuol dire che ha degli interessi molto più spiccati in determinate discipline e degli interessi molto scarsi in altre. Quindi i catalizzatori sono ambientali, quindi c'è un filtro di tipo personale. A me interessa occuparmi solo di informatica, o quindi quel tipo di filtro. E molto è legato anche a capire quali sono i loro stessi interessi e le loro passioni. E ovviamente è fondamentale questa relazione, questa parte interpersonale che intrapersonale, di cui parla anche Gagné, proprio perché possono cambiare il loro atteggiamento in base alla figura che hanno davanti. Se quella figura per l'alto potenziale cognitivo, il gifted, è una persona da stimare, è una figura di riferimento molto importante, può influire come catalizzatore ambientale e quindi far confluire le loro attenzioni anche su una disciplina, su un determinato aspetto, e quindi diventano bravi anche in quell'altro tipo di dominio. In realtà tutto questo studio, anche fatto da Gagné, si basa su quelle che sono le intelligenze multiple di Gardner. L'intelligenza multipla infatti non è altro che un mix di competenze. Voi sapete che Gardner aveva individuato delle intelligenze a cui se ne sono poi aggiunte nel corso del tempo altre. Scusate, qui c'è il refuso. Si era partiti da un certo numero di intelligenze, poi si è iniziato a parlare di 9 intelligenze, adesso si parla anche di 11 intelligenze. Quindi insomma sono essenzialmente i nostri campi di sapere e di competenze, quindi logico-matematica, sì. Linguistica, la spaziale, anche la musicale. Perché più la società progredisce, esatto. Più si inseriscono nuovi stimoli all'interno della società, anche il modo di apprendere, quindi il nostro cervello, la nostra intelligenza si modifica, e quindi ovviamente non sono più gli standard teorizzati all'inizio da Gardner, e man mano vengono aggiunti altri. E questa esperienza catalizzatrice che hai sottolineato è fondamentale, perché diversamente da quanto si possa immaginare, i plus dotati sono molto molto selettivi, esatto. Selettivi nei rapporti interpersonali, ma anche nelle scelte di apprendimento. Esatto, infatti qui che cosa scrivo? Riporto questa citazione di studiosi recentissimi proprio di alto potenziale cognitivo e gifted. La plus dotazione non è un disturbo da diagnosticare, attualmente non esiste alcun manuale di riferimento e nemmeno una serie di criteri che sono accettati. Infatti pensate che la plus dotazione viene spesso scambiata per altro, e si sono avviate soprattutto nella regione Veneto delle fasi consultive da qualche anno e delle fasi sperimentali di individuazione di plus dotazione e anche di elaborazione di metodi di insegnamento che permettono appunto un insegnamento multilivello per agganciare la pluralità che noi abbiamo nelle nostre classi. Perché io e Marilena ci teniamo tanto a parlare oggi di plus dotazione? Perché noi spesso all'interno delle nostre classi ci concentriamo su chi è sbilanciato verso il basso, passatemi il termine in questo modo, cioè chi ha delle grosse difficoltà. Legge 104, DSA di un certo grado severo, situazioni appunto di svantaggio molto grosse. La situazione dei DSA a livello di popolazione
va a riguardare il 2% della popolazione nazionale, da quelle che sono appunto degli studi fatti. La plus dotazione invece si è visto che riguarda il 7% della popolazione. Quindi se noi ragioniamo in questi termini veramente tecnici di percentuali, è molto più probabile che noi abbiamo a che fare con una plus dotazione rispetto ad un DSA. Poi sappiamo che le nostre classi sono piene anche di DSA, però insomma, però l'eterogeneità delle classi non ci spaventa, perché ovviamente è una ricchezza, no? Lo capiremo perché è una ricchezza. Esatto, allo stato attuale l'unico modo che l'unico strumento che ci permette di capire con certezza se siamo davanti ad una plus dotazione è il test del quoziente intellettivo. Test del quoziente intellettivo che ovviamente non viene somministrato. Di solito quando noi siamo davanti ad una difficoltà, allora magari chiediamo alla famiglia di lavorare per capire cosa c'è che non va, ma nel caso della plus dotazione spesso questo passa sotto traccia, perché ogni plus dotato agisce in una maniera diversa in base soprattutto al contesto, in base ovviamente a quelle che sono le sue componenti innate di cui abbiamo parlato prima. Questa curva che voi vedete qui va ad indicare i punteggi che di solito si ottengono attraverso i quozienti intellettivi. Voi sapete che sotto i 70 noi parliamo di disabilità intellettiva, di deficit cognitivo. Questa fascia qui fino a insomma questa parte qua più alta identifica il quoziente intellettivo medio, dagli 85 ai 115. Quando siamo in questa fascia arancione, 115 fino a 130, si parla di alto potenziale cognitivo. Superiori a 130 noi siamo davanti ai gifted. E per farvi capire, è stato studiato da alcuni psicologi che si può associare ad un gifted la figura di Leonardo da Vinci. Quindi il gifted è una percentuale molto bassa della popolazione, mentre abbiamo a che fare con tantissimi alti potenziali cognitivi all'interno delle classi, ma in generale all'interno del contesto. Come li individuiamo? Buona memoria, interessi diversi, sono curiosi, sono creativi. Apriamo una parentesi sul discorso creatività. La creatività non è saper disegnare, la creatività è quella... È il pensiero creativo, esatto, che loro sviluppano. È saper creare delle soluzioni nuove o diverse rispetto ad altri. È saper costruire anche degli oggetti partendo da altri oggetti ancora. Scusate. Quindi sì, e questo è l'aspetto che mette più in difficoltà chi se li trova davanti a sé, perché diciamo, esatto, è molto creativo, è curioso, ha una memoria incredibile, però poi non riesce nel risultato, oppure ci mette, esatto, tanto tempo, oppure si chiude a riccio nella, esatto, sua emotività, e qui arriviamo al discorso della sensibilità. Esatto, no? Qui si va appunto nel discorso della sensibilità, perché a scuola noi abbiamo due tipologie di plus dotati, quelli che sono perfettamente integrati, che sono in realtà pochi, e quelli che noi vediamo che si annoiano. Prestate un campanello d'allarme sempre su queste figure molto particolari, perché bisogna sfatare dei miti. I plus dotati non sono perfetti, non sono dei geni onniscienti, non sono sempre bravi nella relazione e nella comunicazione, proprio perché hanno questi domini sbilanciati. Una persona che è molto brava, molto creativa, capace di trovare delle soluzioni, non è detto che sia un bravo comunicatore. Quali sono le verità? Imparano velocemente, ma si annoiano velocemente, perché ovviamente arrivano ad un obiettivo con un bisogno molto più basso di ripetizioni rispetto agli altri. Quindi ci sono degli alti potenziali cognitivi che con due ripetizioni hanno capito tutto, e ovviamente i normodotati ce ne vogliono 5-7 per capire, no? Sì. E poi c'è anche l'altro rovescio della medaglia, che delle volte, visto che loro utilizzano il pensiero
laterale, per arrivare ad una soluzione prendono una strada più ampia, quindi delle volte c'è l'effetto Si perdono. contrario, hanno bisogno di più tempo e si perdono. Esatto, sono appunto settoriali e appunto, come diceva Marilena, non sono organizzati, sono dei grandi disorganizzati, hanno bisogno di essere guidati perché appunto in determinate fasi, in determinate attività, compiti si perdono. Si perdono facendosi tante domande, cercando anche di trovare delle risposte. Che sono sempre ampie e quindi vanno ad ampliare ancora di più piuttosto che È restringere vero. il campo. Ovviamente il fatto di non essere abbastanza guidati, il fatto di annoiarsi rapidamente porta ad un altro rischio di drop out e quindi di abbandono della scuola. Spesso noi siamo davanti anche ad una grossissima sensibilità. Un po' perfettini, precisetti, tendono a essere molto critici con loro stessi e molto critici anche verso gli altri, perché ovviamente essendo più lenti gli altri, dopo un po', cominciano ad essere Certo. insofferenti. Ma hanno anche, quando sono concentrati su un'attività che fanno, che gli piace, un argomento di interesse, entrano in una bolla e riescono a resistere alle distrazioni. Ovviamente questa loro stanchezza, cioè, questa loro capacità, insomma, di imparare velocemente porta anche ad una frustrazione per l'inattività. Quindi bisogna pensare a dei compiti su più livelli e hanno bisogno di essere riconosciuti, non devono essere sminuiti. Quindi, come vedete, non siamo davanti al genio È che riesce in complesso. tutto. Ma sono delle personalità molto complesse. È come se noi ci impegnassimo al massimo per svolgere un compito senza il benché minimo riconoscimento. Questo genera frustrazione e genera appunto tantissimi casi di abbandono scolastico. Il fatto che non siamo preparati a questo te lo testimoniano anche nelle diverse scuole. Poi, ecco, i colleghi che ci seguono magari possono scriverci la loro esperienza, che all'interno delle scuole non si è preparati neanche sulla realizzazione di un piano personalizzato, un piano didattico Esatto. personalizzato, che non è uguale agli altri piani didattici personalizzati perché va a toccare delle sfere e delle aree diverse. Quindi anche nel redigere i documenti all'interno della scuola, le scuole non sono preparate. Ecco, questo è un dato anche molto interessante da sottolineare. Infatti chiediamo a chi ci segue se vogliono raccontarci l'esperienza. Quindi Esatto. scriveteci, Esatto, anche perché ci raccontate. spesso la plusdotazione, con il fatto che i ragazzi si annoiano, sono impazienti, fanno più fatica nell'organizzarsi, vengono scambiati per ADHD. Vengono appunto scambiati per persone che hanno dei deficit dell'attenzione. In realtà la loro attenzione c'è, ma imparando velocemente sono rapidissimi. E hanno appunto questa insofferenza, chiamiamola così, che ci dà l'impressione di essere un iperattivo, ma iperattivi non sono. Sono semplicemente delle persone che stanno imparando, imparano rapidamente e vogliono andare avanti, perché la sensazione che hanno quando ci si sofferma troppo su un argomento per aiutare gli altri è appunto di essere fermi, di perdere tempo. Se ci fate caso e guardate, adesso magari vi immaginate davanti a voi una delle vostre classi, forse adesso rivalutate quello che si annoia, quello che magari è lì che sbuffa, quello che è nel mentre voi spiegate ha il tablet ma sta facendo tutt'altro. Forse bisogna lavorare su quello che è un approccio didattico un po' diverso, perché magari siamo davanti ad un alto potenziale cognitivo. Infatti, a tal proposito abbiamo bisogno, no, di utilizzare delle strategie didattiche particolari, vero? Esatto. Come si deve lavorare in classe? Io propongo lo Universal Design for Learning. Lo Universal Design for Learning, che per molte persone può essere un qualcosa che spaventa, in realtà
permette a noi docenti di ridurre il carico di lavoro perché è molto organizzato e ci permette di organizzare delle lezioni multilivello per affrontare quelle che sono le diverse difficoltà presenti all'interno delle classi, e quindi ci permette di arrivare a quella che è tutta la nostra platea, proprio perché lo UDL, che è appunto l'ottimizzazione dell'insegnamento, è rivolto proprio a quelli che sono i diversi processi di apprendimento degli studenti, proprio perché, io qui l'ho sottolineato, una taglia non veste tutti, la taglia unica a me non sta, quindi no. Non vedo perché non è per tutti. Non vedo perché si debba pensare che la lezione tradizionale, vecchio stampo, chiamatela come volete, possa essere effettivamente valida per quelle che sono tutte le nostre classi. L'UDL ovviamente è molto attiva e molto adoperata nel mondo anglosassone, è stata fatta una traduzione in italiano di questo schema qui, non vi spaventate, è diviso per aree: coinvolgimento, rappresentazione, azione ed espressione, perché sono le aree del nostro cervello che vengono ad essere coinvolte durante il processo di apprendimento. Io ho sintetizzato quelle che sono delle fasi dell'UDL perché in realtà i docenti si spaventano davanti a un nuovo modo di preparare la lezione, ma se noi leggiamo questi vari punti sono cose che facciamo quotidianamente all'interno delle nostre classi: scegliere gli obiettivi, ricordare agli studenti perché facciamo una determinata cosa, organizzare i lavori di gruppi, pensare ai compiti di realtà, personalizzare quelle che sono le informazioni che noi diamo, semplificare anche determinati termini. Pensiamo quando si legge un testo di letteratura dove noi andiamo a spiegare quelli che sono dei termini desueti o lontani dall'italiano parlato, o quando adoperiamo termini tecnici dove andiamo a spiegare ai ragazzi, variare quelli che sono i media, cioè presentare un argomento come video ma anche come audio, usare appunto quelli che sono più strumenti e guidare al raggiungimento degli obiettivi, ovviamente anche monitorare i progressi, supportare la pianificazione, insomma sono cose che noi facciamo regolarmente quando spieghiamo, ma magari non ci rendiamo conto, così come nelle altre attività, negli altri metodi di cui abbiamo parlato sempre qui sul canale di Marilena, sono cose che noi facciamo ma non sappiamo che rientrano in quel tipo di quell'approccio. Sì. Esatto. Effettivamente il coinvolgimento è la prima cosa che noi facciamo sempre, quindi esatto, cerchiamo l'engagement. Esatto. Ma sapere che l'engagement va a coinvolgere, se rimetti la foto di prima, no? È anche esemplificativa, perché c'è un'immagine del nostro cervello e l'area in cui agisce il coinvolgimento, come la rappresentazione concreta dell'oggetto di studio, e poi come si espone e come si esprime ciò che si ha appreso, e lo vediamo che vengono attivate delle aree specifiche del nostro cervello. L'UDL si basa su degli studi sulle neuroscienze, quindi esatto, sono degli approcci che permettono di massimizzare, come detto tu prima, l'apprendimento. Esatto. E poi, come vedete, il coinvolgimento riguarda un'area interna del cervello, che è quella collegata alla parte proprio più affettiva, quasi emotiva, primordiale del nostro cervello. E proprio perché coinvolgendo noi creiamo tutto quell'interesse e quella voglia di imparare, perché andiamo spesso a toccare magari delle corde collegate a ricordi, sensazioni, emozioni provate in un determinato momento, e agganciamo quello che è il nostro studente. Sì, infatti qui io propongo una attività. In questo periodo a Roma, presso le Scuderie Papali del Quirinale, c'è una splendida mostra sull'arte rubata, dove sono appunto esposti dei pezzi di arte rubata durante la Seconda Guerra Mondiale, e io ho preparato questa attività sulle spie e gli storici dell'arte. Ho creato un tutorial.
sapete che Sutor è un altro applicativo che mi piace tantissimo e in questo caso io sono partita dal concetto di spia e di storico dell'arte perché in questo periodo le due figure spesso si confondevano. C'erano degli storici dell'arte che sono diventate spie per cercare di recuperare le opere d'arte e degli storici dell'arte che invece hanno lavorato cercando di mantenere una sorta di equilibrio nei confronti appunto dell'occupazione nazista per salvaguardare il più possibile le opere d'arte andando a confondere i nazisti stessi nascondendole nei luoghi più disparati e nelle modalità più disparate. Quindi comincio con questa parte di osservazione. C'è una foto di engagement, ovviamente nella presentazione di Sutor viene fatta proprio in un modo particolare e qui parlo di chi sono, come vedete ancora in fase di lavorazione, mancano delle immaginine, chiedo chi sono i Monuments Men. C'è stato anni fa un film, ma ovviamente non tutti conoscono la figura del Monuments Men e qui chiedo di descrivere attraverso il link a un Mentimeter con una parola, creiamo la nuvola di parole, facciamo brainstorming su chi sono questi Monuments Men. E cominciamo appunto il coinvolgimento, poi entriamo nella materia. Esatto, quindi qui poi mostro un video su chi erano quelli, chi erano appunto i Monuments Men veri, è un documentario tutto in inglese, quindi si può pensare anche ad un'attività CLIL, i nostri studenti che magari sono madrelingua inglese, gli studenti che hanno fatto gli anni all'estero, gli studenti che conoscono bene possono ascoltarlo direttamente in lingua, gli altri possono lavorare con i sottotitoli, quindi già vedete un'attività su più livelli. Secondo te perché lo facevano? Quindi iniziamo da una parte anche di supposizione su quello che era la loro attività, per soldi, per fama, per etica, e poi mostro qui il link della mostra Arte Liberata, che è quella presente in questi giorni alle Scuderie Papale del Quirinale. E poi, dopo aver fatto questa attività di brainstorming, che come vedete non richiede tantissimo tempo, pensando soprattutto ai colleghi di arte che hanno poche ore a settimana, faccio lavorare i ragazzi in gruppi, dividendoli appunto, ho pensato a gruppi di 5 studenti, il primo gruppo lavora sulla figura di Bottai, che è stato il ministro dell'educazione nazionale, devono tracciare il profilo dell'uomo e del politico, ho creato un Google Sites con ogni pagina su cui lavora il singolo gruppo di studenti e qui c'è un video proprio su Bottai di Ray Play su cui loro iniziano a lavorare. Il secondo gruppo di studenti lavora invece sulla legge Bottai, la 1089 del 39. Per chi come me è laureato in storia dell'arte sa che è la prima legge di tutela dei beni culturali, che è importantissima, dove viene anche definito il concetto di bene culturale, quindi questi altri ragazzi lavorano sempre sulla pagina di questo Google Sites complessivo parlando proprio, lavorando sul testo di legge che è linkato qui come PDF preso dal sito del Ministero dei Beni Culturali. L'altro gruppo lavora sulla figura di Rodolfo Siviero. Siviero era la spia. Siviero era quella figura che è iniziato come spia, è entrato poi nei ranghi del Ministero ed è riuscito a salvare tantissime opere d'arte. Anche qui do un sito da cui partire, che è addirittura il sito che descrive, è una pagina che descrive la figura di Rodolfo Siviero proprio dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Quindi la Sicurezza Nazionale ha dedicato una pagina del suo sito internet alla figura di Rodolfo Siviero. Un altro gruppo si occuperà di Pasquale Rotondi, che è un altro dei Monuments Men italiani. Anche qui c'è un sito con un'associazione collegata alla figura di Pasquale Rotondi, con diversi contributi audio anche della figlia che ricorda di quando avevano i quadri nascosti all'interno della casa. E poi l'ultimo gruppo
parla invece della figura di Emilio Lavagnino, che è stato un soprintendente molto importante a Roma. Anche qui con un sito da cui partire per trarre informazioni e poi allargare la loro ricerca. Tutto confluisce quindi in un Google Sites della classe dove ogni gruppo va a lavorarci. Qui ho scritto: ogni gruppo poi espone alla classe e viene fatta la valutazione con il peer review, quindi un gruppo valuta l'altro e viceversa. E poi la fase di metacognizione. Riflettiamo assieme quelle che sono le devastazioni della guerra e l'importanza di conservare il passato. Qui ho preso una risorsa di Europeana sulle devastazioni della guerra, che in realtà, come vedete, sono tutte delle indicazioni che ci aprono poi altre strade ancora. Quindi immaginate queste attività anche come delle scatole cinesi che poi vi permettono di aprire altre indicazioni, perché la devastazione della guerra può portare anche ad una riflessione su quello che sta succedendo in tempi recenti nel mondo, così come l'importanza della salvaguardia del nostro passato, che invece è una risorsa di Google Arts and Culture, anche questo sapete che è uno strumento meraviglioso, ci può far aprire allo studio in classe a concetto di bene culturale, di salvaguardia, di tutela e di come viene vissuto oggi la salvaguardia dell'arte. Sapete anche delle recenti notizie sui giornali di quegli attivisti che hanno macchiato all'interno dei musei delle opere che per fortuna erano protette comunque dal vetro, però anche lì si attiva appunto quello che è tutto. Sono quelle forme di protesta, no? Che in certi periodi storici ritornano come ricorsi, insomma. Quindi è normale che poi vengano prese in considerazione anche in un'analisi artistica, no? Esatto. Quindi. E soprattutto permettono di tenere agganciati alla realtà e quindi alla loro quotidianità i ragazzi. Quindi non stiamo parlando di un qualcosa di morto sepolto che non ritorna più, ma di un qualcosa di attuale. Quindi un lavoro in cooperative learning che ha messo a disposizione una serie di risorse, quindi testuali, iconografiche e multimediali, quindi audio e video, messe a disposizione per affrontare un argomento, ma anche per rappresentare quell'argomento. Esatto. Tutto dovrà essere realizzato in un Google Sites che raccoglie i loro lavori creativi, giusto? Esatto. Quindi esatto. Molteplicità di canali espressivi nell'apprendimento, molteplicità di canali espressivi nell'esposizione del lavoro finale. È un lavoro ovviamente guidato, perché loro sanno che devono svolgere una ricerca che confluisce in un Google Sites. Possono essere adoperati vari canali, quindi l'intera classe, anche in caso di disabilità molto difficili, può inserire i loro contributi all'interno del Google Sites. E poi c'è questa parte di metacognizione finale, dove all'interno del forum di Sutori scrivono perché è importante, insomma, la salvaguardia delle opere d'arte, come si può fare anche oggi pensando alla digitalizzazione delle opere d'arte. Quindi, come vedete, è un'attività su più livelli, ma su tematiche che voi potete affrontare all'interno della vostra classe senza grossi problemi. Di conseguenza, se si lavora in questo modo, il PDP non è necessario. È quello fondamentalmente. Sì, adesso che ancora esistono questi documenti, il PDP è ancora necessario, ma va fatto e strutturato in determinato modo. In chiave UDL ci libereremo anche di questi strumenti, di questa documentazione. Quindi vanno identificate tutte le necessità, si attivano le lezioni multilivello, si verificano quelle che sono le competenze con i famosi prodotti e si devono valorizzare tutti i talenti. Qui poi trovate, insomma, una piccola bibliografia sulle novità e sapete che, insomma, se scrivete alla mail di Marilena, tutti i nostri materiali vi vengono condivisi. Sì. Poi forniremo, insomma, l'email dove scrivere, ma ormai chi ci segue la conosce già. Sono amici. Quindi chi vuole, insomma, può ricevere il materiale, qualcosa linkiamo in descrizione. Adesso per chiudere vediamo un'attività sempre inclusiva dedicata alla giornata dei calzini sbagliati, perché abbiamo annunciato all'inizio
che avremmo visto anche che cosa poter fare, perché molti docenti ci chiedono cosa fare, che attività creative svolgere in particolari situazioni, no? Quando si riflette su qualche attività. Per esempio, l'anno scorso non ci eravamo dedicati alla giornata dei calzini spagliati, ma ci siamo dedicati alla giornata della memoria, e quindi magari se volete vedere le attività didattiche che abbiamo proposto per la giornata della memoria potete andare a vedere la playlist di Chiacchiere tra Prof. E oggi, quindi quest'anno, ci soffermiamo proprio sul valore della diversità, sulla diversità che ci rende unici, e il momento migliore per riflettere, appunto, il primo venerdì di febbraio, quindi il 3 febbraio, che abbiamo la possibilità di far capire ai ragazzi quanto sia importante la diversità, ma non per errore, come appunto accade per i calzini spagliati, ma proprio per volontà. Infatti invitiamo i ragazzi a mettersi quel giorno i calzini spagliati volontariamente, per far capire che è un gesto volontario accogliere la diversità. Ed è qui il momento di riflessione importante con i ragazzi. Infatti ogni anno con i miei alunni riflettiamo proprio su questo, al di là di questa immagine che adesso vi proietto nel Padlet, dove poi andremo a condividere i lavori fatti con i ragazzi, e abbiamo la possibilità di vedere come riusciamo a coinvolgerli anche semplicemente facendo vedere un'immagine. Vedete, da una semplice immagine dove dei ragazzi, insomma, sono sdraiati e fanno vedere soltanto la punta dei piedi con questi socks, insomma, calzini che insieme nella diversità hanno la loro armonia e la loro unicità. E l'evento tutto italiano di queste dei calzini spagliati, che ricade ogni primo venerdì del mese, non è una data fissa, cambia ogni anno, l'unica cosa fissa è che sia il primo venerdì di febbraio, perché siccome è un evento che nasce in una scuola, nasce dalla volontà degli insegnanti, e avere una data fissa che poi possa ricadere di sabato, di domenica, e non poterla omaggiare con i ragazzi non avrebbe avuto lo stesso valore. Quindi farla ricadere il primo venerdì di febbraio fa sì che il numero cambi, ma il giorno è sempre, insomma, è sempre lo stesso. Quindi il valore è un valore prettamente didattico, un valore prettamente educativo. Quindi che cosa possiamo fare con i ragazzi? Non abbiamo tanto materiale da preparare, se non tutto quello che abbiamo fatto negli anni, cioè preparare durante le nostre lezioni i ragazzi al valore dei sentimenti, al valore delle emozioni. Quindi quello che loro faranno in questa piccola attività didattica è nient'altro che riflettere sul concetto di diversità e riuscire a leggere, ascoltare le proprie emozioni nel momento in cui riflettono su questo concetto, che delle volte è anche inflazionato, no? Si parla anche un po' troppo, no? Di diversità, ma la diversità deve essere unicità, deve essere ricchezza. Infatti quando facciamo realizzare ai ragazzi frasi motivazionali, poesie o riflessioni su questo concetto, escono fuori veramente dei pensieri molto interessanti. Infatti l'attività quale potrebbe essere? Quella di realizzare un ebook, quindi questa volta utilizziamo Book Creator, quindi siamo passati da Sutori a Book Creator, e creiamo un ebook dove loro raccoglieranno tutte le immagini che possano rappresentare la diversità per loro, secondo la loro ottica, secondo la loro vision, e poi inserire delle frasi motivazionali che invitino alla lettura e alla visione di queste immagini, riflettendo sul concetto di diversità. Vedete questo piccolo libro che ho costruito adesso soltanto la copertina, perché i ragazzi andranno a costruire l'interno. La copertina come la possiamo fare? Noi sappiamo benissimo che dentro Book Creator c'è anche un altro potere creativo, che è l'applicativo Canva. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto la formula, insomma,
il template, la dimensione che più ci rappresentava, e abbiamo inserito una foto di copertina attraverso l'applicativo Canva. Qui all'interno del menu del più sotto altro andiamo a cliccare Canva e come vedete si apre in anteprima la dashboard di Canva all'interno di Book Creator, e qui siamo andati a scegliere un'immagine, e tra le varie immagini, cercando la parola calzini, inclusione, diversità, si trovano diversi elementi e diverse immagini che possiamo utilizzare per creare appunto la prima copertina. Una volta che abbiamo realizzato la copertina, da qui il lavoro diventa cooperativo, quindi come tu hai parlato di gruppi cooperativi, qui anche il lavoro è da fare insieme, perché nella riflessione delle parole, delle immagini, è importante anche il confronto delle diverse vision, delle diverse visioni. Quindi qui nella copertina la costruiamo insieme dando il titolo al lavoro, e poi pagina per pagina ognuno di loro sceglierà immagini e testi che possano motivare ad una riflessione sulla diversità. La scelta però dovrà avvenire sempre nel gruppo e nello scambio di idee, perché un'immagine inclusiva, un'immagine che rappresenti la diversità scelta da me, può essere diversa da quella scelta da Adele. Mettiamole a confronto e esponiamo il nostro messaggio, andiamo a far vedere il messaggio che è il frutto di un lavoro di squadra, un lavoro cooperativo. Quindi noi lavoreremo il giorno 3 febbraio, lavoreremo su questo, sul concetto di diversità che ci rende unici, realizzando, l'anno scorso abbiamo realizzato dei poster motivazionali e riflessivi, quest'anno creeremo un ebook collaborativo dove condividiamo insieme le riflessioni e il concetto di diversità. Tutto questo lavoro poi, questo ebook verrà condiviso sul Padlet, che è il luogo dove andiamo a fare il nostro brainstorming, perché prima di realizzare l'ebook qui andiamo a condividere le immagini che poi andremo a valutare insieme all'interno dell'ebook, le frasi o citazioni di libri o frasi proprie che possono essere utili all'interno dell'ebook dedicato alla diversità ci rende unici. Quindi una piccola attività, breve attività, che si svolge sì in un giorno, che è il giorno dedicato appunto alla riflessione sulla diversità, quindi in quest'anno il 3 febbraio, ma che nasce da un lavoro fatto a monte con i ragazzi che lavoriamo quotidianamente sul valore delle emozioni, sul valore del rispetto, sul valore del confronto. Quindi le attività che noi andiamo a svolgere non sono frutto di un'attività estemporanea, ma sono frutto di un lavoro che facciamo quotidianamente in chiave social emotional learning, quindi lavorare sulle emozioni sempre per poi andare a riflettere in determinati periodi dell'anno su determinate situazioni. Qui sulla diversità, il 27 gennaio sulla giornata della memoria per quanto riguarda la discriminazione, la Shoah e tutto quello che ruota intorno a questo concetto, ma che non è frutto di un giorno e basta. Esatto. Il punto è proprio quello, non lavorare solo per quell'evento, ma lavorare durante l'anno a costruire un'educazione, un'identità. Un'altra cosa molto importante, adesso si affaccia il Safer Internet Day, quindi affronteremo anche quest'altra tematica che sempre si costruisce giorno dopo giorno, non soltanto quella delimitata, insomma, in quella settimana o in quel mese in questione. Quindi il tema centrale è sempre quello, adesso tolgo il mio schermo, il tema centrale è sempre quello di progettare in chiave inclusiva, progettare in chiave emotiva, SEL, e ci permette poi di affrontare varie tematiche durante l'anno. Sì, diciamo che il nostro obiettivo, un po' come hai detto tu, no? Lavorare durante tutto l'anno per poi raccogliere i frutti. Noi dobbiamo creare dei buoni cittadini, fondamentalmente, delle persone che comunque si pongono delle domande in maniera curiosa, e questo è il modo per farlo, ossia porre loro delle domande, farli riflettere, farli ragionare assieme. Quindi
Il libro della gratitudine poi di Marilena resterà alla classe. Io lo chiamo libro della gratitudine perché le frasi motivazionali poi alla fine ti fanno dire grazie, perché spesso ti svoltano la giornata. E appunto questo libro resterà poi alla classe, sarà degli studenti, se lo potranno leggere, sarà anche una condivisa, no? Che vedranno esterno. Esatto, che vedranno gli altri studenti, e quindi serve da ispirazione, quindi bisogna un po' allargarsi a macchia d'olio per arrivare a tutti. E le giornate internazionali o le giornate nazionali rappresentano proprio questo: il momento di riflessione, non il momento di lavoro, il momento di riflessione di qualcosa che tu però stai già costruendo nel corpicino dei ragazzi che abbiamo davanti. Quindi ecco, calzini spagliati, giornata della memoria, Safer Internet Day, quindi sicurezza sul web, sono degli stimoli educativi, ma che non si esauriscono in quella parentesi. Sono semplicemente uno step di riflessione di un lavoro che si fa costantemente. Esatto. E che coinvolge tutti. Coinvolge tutti, e serve anche a loro come ulteriore motivazione, perché vedono che quello che fanno ha un senso, ha queste fasi di lavorazione che portano poi a un discorso più organico. Assolutamente. Bene, noi siamo arrivati insomma alla fine di quest'altra chiacchiera tra prof, dedicata alla plus dotazione, alla diversità, ai calzini sbagliati, e chiediamo insomma a chi ci ascolta se hanno bisogno del materiale di scriverci, e soprattutto se vogliono un confronto anche sulle attività. Noi siamo sempre qui e li accoglieremo anche nelle nostre chiacchiere qualora vogliano partecipare. Quindi veramente grazie a chi ci segue sempre, grazie Adele per essere insomma, a te, qui con me ogni volta, sei il mio supporto, e diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Ciao!